Ieri sera, 7 aprile 2022, ho pubblicato questo video che ho preso dalla pagina di Facebook di Alternativa. In molti mi avete chiesto il motivo del contendere. Ecco la risposta. Leggiamo assieme. Assurdo. Guardate cosa è successo stanotte in Commissione Finanze. Guardate, i partiti che sostengono questo governo litigano e basta, ma stanno ben seduti sulle poltrone del potere. Stanotte ci sono state urla, oggetti lanciati a terra, spinte. Risultato? Hanno sospeso la seduta per evitare che si votasse sull'IMU di case inagibili occupate abusivamente. Come ha detto il nostro Raffaele Trano, che era presente, è una maggioranza dilaniata. Caro Mario Draghi, è ora di andare via. Ho scoperto poi che la bagarre è stata filmata e pubblicata su Instagram dal deputato di Forza Italia Sestino Giacomoni. Il presidente della commissione, Luigi Marattin, di Italia Viva, ha deciso di sospendere i lavori proprio prima del voto su un emendamento della Lega che prevedeva l'esenzione IMU per le case inagibili o occupate abusivamente. Il Carroccio ha dichiarato che davanti ad un'evidente difficoltà di PD e Movimento 5 Stelle di votare contro una proposta di buonsenso e forse non avendo neanche i numeri, il presidente Marattin ha adottato come scusa la troppa confusione in commissione. Tutto ciò è inaccettabile. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto, lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale.